C'è freddo? No, è più caldo. È più caldo che freddo. Stazione dei treni di Edimburgo, High Market, non quella centrale, una fermata dopo. Questo è la pulizia, i tornelli, chiunque paga il biglietto, poi dicono il biglietto costa tanto, sì, ma anche un discreto servizio. Qui non c'è bisogno di vedere gli orari dei treni, perché a qualsiasi ora si arriva, ogni quarto d'ora c'è un treno nuovo che va verso un'altra destinazione. Quindi anche lì si valuta il prezzo del biglietto. Ma vediamo ad esempio, io devo andare a Glasgow Central, c'è alle 11:20, Queen Street, 11:20, quindi tra 10 minuti, come volevasi dimostrare. Eccolo qui, adesso cerchiamo un posto. Questo è il treno di Edimburgo per Glasgow, moquette ovunque, e soprattutto nessuna scritta sui muri, nessun disegnino sulle sedie, e poi più tardi passerà, come le hostess sull'aereo, passerà il signore con i caffè, cornetti per fare colazione, insomma il biglietto costa tanto, ma il prezzo è giustificato da queste piccolissime cose. A wifi penso che sia una cosa ormai scontata in tutto il mondo, quindi ovviamente c'è anche la wifi, ecco. E questa è la ragazza che igienizza tutti i posti dopo che hanno cambiato di padrone. Terminiamo questo mini documentario con una passeggiata ad Ayr. Si scrive Ayr con l'Y, ma si pronuncia Ayr. È molto molto carino, ve lo consiglio come paesino, è sul mare. Questo è il mio pub preferito di Ayr, una chiesa sconsacrata dove hanno fatto un pub meraviglioso e si possono mangiare delle cose fantastiche a poco prezzo, e tra le quali l'Apple Crumble, questa ormai la conoscono tutti, ma la faremo insieme. Ho mangiato veramente da Dio, ve lo consiglio di venire qui.